Vai, vai, vai. Vai. Almeno un anno che abbiamo comunque suonato, come prima eravamo Noein, poi abbiamo cambiato il nome di Lucas. Signori, io vi urlo da questo mare. Daniele, diciamo un po' la mente del gruppo, il filosofico del gruppo. Poi lui ovviamente gli dà una mano, lui dà una mano anche a me, anche a Marco, comunque a livello di melodie e qualcosa. L'ultimo ad esempio, questa qua, l'artista è, diciamo, quasi tutta lì Daniele, l'artista anche a livello melodico. E insomma, noi siamo un po' almeno io mi ritengo arrangiatore, assieme a Marco. Io sono l'interprete, diciamo, del gruppo. Lui è l'interprete. L'artista, come nell'Ottocento, ma come in fondo è sempre stato, vive in una condizione di miseria, no? E qualche soldo in tasca, così come ho scritto. Però è un ruolo che all'interno della società, seppur nascosto, seppur ai margini, è uno di quei ruoli che non potrà mai crollare, non potrà mai essere, non potrà mai scomparire. E dunque, anche se la società di oggi corre a mille, è frenetica, sembrerebbe non esserci più posto per un pensiero, per una frase, per un verso, per una canzone, ancora tutto questo esiste. E la capacità degli artisti di poter suscitare emozione, di modificare appunto la realtà, come dicevo prima, non verrà mai meno, anzi, forse come è accaduto, come accade nel ciclo della storia, sono convinto che nei momenti più bui, più tristi, quando tutto veramente sembra veramente essere finito, non ci sia più nulla da dire, alla fine avviene sempre un qualcosa che possa nuovamente sconvolgere, fare eruzione e nuovamente creare nuove trame di vita e di luce, appunto. Quindi anche l'artista è una celebrazione di questa figura indispensabile. Salvato dalle miserie del
invito chi avrà l'opportunità di vedere questa intervista, di vedere questo documentario, ad interessarsi quantomeno ad ascoltare un pochettino quello che c'è in giro della nostra band, degli Hyperlux, e spero che il tutto sarà gradito. Ciao a tutti. Buono? A posto, ok.